Bella ragazzi, qui sono 24 ero, ci siamo tornati su Passaca TV in questo nuovo video per lo speciale 15.000 iscritti. Sì, perché signori siamo arrivati a ben 15.000 iscritti su Passaca TV, 15.000 iscrizioni su Passaca TV. E quindi oggi ho deciso di portarvi il mio primo Fuck You Time, chiamato anche Q&A, eccetera, eccetera. C'ha vari nomi, tra l'altro vi avete anche proposto un nome da dare personalizzato per questa serie, possiamo chiamarla così, questo sarà il primo episodio di questa serie. E quindi perché no, chiamiamola Passaca You Time, giusto per personalizzare un attimino il nome, magari ora con i prossimi episodi cambieremo, vedremo un po' cosa fare, ecco, un attimino, per rendere la cosa un po' più personalizzata, giustamente, ecco. E quindi iniziamo subito con la prima domanda. Fuck, dove hai trovato la bottiglia del Jug e quali perk ci sono? Allora, la bottiglia del Jug, io penso che tu stai indicando questa bottiglia qui. Praticamente questa è una bottiglia che ho fatto io. Praticamente ho stampato qua questa specie di adesivo. No, non è un adesivo perché l'ho appiccicato io con lo scotch. Infatti, come vedete, cioè, va via quasi, insomma. Questo tappo... Sopra il tappo c'è pure l'altro adesivo che praticamente sarebbe l'iconcina del Jug minuscola. E il liquido che c'è dentro invece è una vernice di colore rossa, abbastanza, diciamo, non so se si vede qui nel fondo. Non è consigliabile bere questa roba perché sennò andate all'ospedale direttamente. E comunque no, le ho fatte io queste, cioè l'ho fatta io questa bottiglia, magari penso di farle ora, magari in futuro, altre bottiglie. La tengo qui giusto per così, per sport, diciamo, retro del mio setup, se così si può dire. Per gli altri perk, beh, basta cercare su Google le immagini, le stampi, le appiccichi sopra una normale bottiglia, poi la riempi del colore che vuoi, diciamo, del perk, e beh, hai fatto la bottiglia, niente di più difficile, insomma. Conviene farsele in casa se uno ci riesce, insomma. Non so se le vendono anche online, comunque io non conosco. E quindi passiamo alla prossima domanda. Marco ci chiede: fuck, per te non sarebbe meglio un editor di mappe zombie direttamente su PS4, dove ogni persona può scaricarsi le custom map che preferisce? Bella domanda, Marco. Sì, perché questo è un argomento abbastanza interessante. Comunque le custom map ne tratto parecchio sul mio canale, quindi anche voi siete abbastanza informati. E purtroppo sapete che si possono giocare solamente su PC. Adesso che PlayStation 4 è entrata come leader nei DLC, ovvero praticamente i DLC escono un mese prima su PlayStation 4 rispetto alle altre piattaforme, quindi sì, potrebbe essere comunque avvantaggiata per quanto riguarda le custom map su Black Ops 3. Però diciamo che ormai è da diversi anni che il PC è stato la piattaforma prediletta per le mod, diciamo, cioè tantissimi giochi hanno le mod, però solamente nella versione PC, ecco perché il PC è lo strumento e la piattaforma, diciamo, più adatta per costruirci sopra queste mod. Realizzare una mappa zombie completa di tantissimi elementi, comunque la mappa zombie non è come ad esempio giochi semplici, sono veramente tanti elementi dentro una mappa zombie, farla direttamente da una PlayStation 4 dove puoi usare solamente questo controller per interagire col gioco, beh, non è, diciamo, il massimo. Beh, diciamo, ci vorrebbero magari più tasti per riuscire a controllare meglio, cosa che ad esempio il PC ha rispetto alle console. Quindi beh, potrebbe essere una cosa abbastanza interessante, però, ma non all'atto pratico per realizzare delle custom map su una console. Sempre che la Treyarch dia l'ok, perché comunque è una cosa abbastanza strana, ecco. Flaviano ci chiede: fuck, quali sono le tue mappe zombie preferite? Qual è la tua custom map preferita e qual è la tua mod preferita? Beh dai, partiamo subito con la custom map preferita, visto che comunque ne ho giocate davvero tante e quindi ho già un'idea ben chiara in mente. Beh, la custom map mia preferita per adesso è Leviathan. Leviathan, mappa che non ho portato sul mio canale e a breve porteremo insieme a Coscino. Ora ci dobbiamo solamente organizzare per l'easter egg, perché vogliamo fare veramente un video completo con tutto l'easter egg in live, eccetera eccetera. Quindi presto ci sarà anche Leviathan sul mio canale, e devo dire che quella lì è una mappa fantastica, cioè bellissima, veramente tantissimi dettagli particolari, cioè c'è anche un easter egg molto complicato che ancora dobbiamo riuscire a capire come si fa, eccetera eccetera, insomma. E quindi una mappa veramente veramente ben fatta, ecco. Mentre invece per la mod mia preferita, beh, è la mod che c'è su Moon, la Griffin Station, la vendetta di Samantha, insomma, quella mod lì di Moon, che è veramente veramente fatta bene, con anche
la wavegun costruibile, eccetera, con devi trovare i pezzi per la mappa, insomma, comunque capisco che è una mod per Black Ops 1 e quindi c'è stato veramente tanto lavoro dietro per realizzarla, e quindi apprezzo il lavoro e secondo me è la mia preferita, anche se comunque ci sono poche mod per Black Ops 1, purtroppo, ecco. Mentre come mappe zombie preferite, beh, di World at War sicuramente Verrucht, perché su Verrucht magari non tutti lo sanno, però da quella mappa in poi sono state introdotte le bibite come il Jug, la Speed Cola e tutte quelle altre cose che alla fine, secondo me, mio parere, hanno abbastanza cambiato la modalità zombie da lì in poi, ecco, perché su Natch era una cosa, diciamo, abbastanza diversa, era un prototipo. Da lì, da Verrucht invece, proprio c'è stata quella modalità zombie che comunque si è evoluta, cioè ha fatto grandi cambiamenti, e quindi Verrucht è una mappa molto bella ambientata in un manicomio, e comunque sì, secondo me è la mappa mia preferita per quanto riguarda World at War. Mentre invece per Black Ops 1, beh, è dura la scelta perché sono veramente tante mappe ben fatte. Quella che mi piace di più, magari non tutti concordano, però secondo me è Call of the Dead, perché, beh, il motivo è semplice, c'è lo sciacallo, cioè per me è un'arma fantastica, è l'arma mia zombie preferita. Lo so, magari tanti di voi stanno dicendo: no, ma come, il cannone Zeus è bellissimo, no, per me, ragazzi, lo sciacallo è intoccabile, cioè il re delle armi zombie è lo sciacallo, non mi toccate lo sciacallo perché sono in casa, no vabbè, comunque sì, secondo me è Call of the Dead perché appunto c'è lo sciacallo, comunque anche l'ambientazione è veramente bella di questa specie di film che stavano girando, con addirittura il regista, cioè veramente fatta bene, ecco, studiata veramente bene, e quindi sì, Call of the Dead per Black Ops 1 secondo me è la mia mappa zombie preferita. Mentre per Black Ops 2, beh, la scelta anche qui è abbastanza complicata perché ci sono veramente tante mappe ben fatte, ben realizzate, ma secondo me la migliore resta Mob of the Dead, che anche questa mappa, cioè veramente fatta benissimo, cioè secondo me, beh, dai, penso che parecchi di voi la pensano come me, perché è una mappa veramente ben fatta, e comunque ci ho fatto anche il mio record personale di zombie, ovvero, se non ricordo male, 82 round, c'è anche il video sul canale, tipo video vecchissimo, cioè milioni di anni, vabbè. Comunque se volete andatevelo a cercare, insomma, anche lì ero abbastanza diverso da ora, cioè parlo in un modo che non si capisce niente, però va bene così. Ciao Flaviano, e quindi noi passiamo alla prossima domanda. Maurizio ci chiede: fuck, te e Coscino quando fate un raduno a Lucca o a Firenze? Beh, sinceramente per me non è che ci sono grossi problemi a organizzare un raduno a Lucca o Firenze, visto che comunque abito in questa zona, mentre per Coscino, che abita leggermente un po' più in basso nel sud Italia, zona della Puglia, quindi non è tanto facile organizzare un raduno, anche perché comporterebbe dei costi elevati per quanto riguarda il trasporto, cioè, e quindi ancora ci mancano i fondi per organizzare un raduno ben fatto. Però questo non toglie che per le prossime fiere potremmo organizzare qualcosa. Già comunque abbiamo, diciamo tra virgolette, organizzato, ci siamo comunque visti con alcuni di voi a Lucca Comics and Games, c'ero sia io, Coscino e anche Zombiefest, quindi insomma eravamo noi tre. Quindi ciao Maurizio, e passiamo alla prossima domanda. Fuck, farai mai qualche speciale giocando nelle custom map o altre mappe di zombie con i tuoi iscritti? Bella Salla, auguri e buon anno. Beh, di questo argomento già ne ho parlato nel vlog precedente, no, forse quello prima ancora, dove vi parlavo appunto dell'open lobby su GTA 5. Ragazzi, allora, prima cosa, io ancora mi devo procurare GTA 5. Sì, perché GTA 5 per PlayStation 4 costa 50 euro ancora, e beh, 50 euro non sono pochi sinceramente per comunque un gioco che non dovrei portare giornalmente sul canale, ma giusto giocarci una volta ogni tanto per fare un open lobby. Beh, il costo è abbastanza alto, anche se è un gioco che mi piace effettivamente. Però magari se ci sarà qualche sconto abbastanza interessante in questo periodo, io cercherò di prenderlo al miglior prezzo e quindi riuscire a fare questa benedetta open lobby, perché sinceramente farla su PlayStation 3 non so quanto senso abbia, visto che comunque prima cosa non ci gioco da un sacco di tempo, ce l'ho smontata lì dietro la PlayStation 3, di andarla a rimontare sarebbe un bel casino. E beh, poi anche un'alternativa, un altro gioco da giocare su PlayStation 4 non farebbe affatto male, insomma, visto che comunque per adesso solo Black Ops 3. Mentre per quanto riguarda le custom map o comunque le mappe zombie, come mi hai scritto tu, sì, beh, si potrebbe fare, non è un'idea affatto male, però c'è un piccolo problema, che voi siete 15.000 e i posti a disposizione per giocare alle mappe zombie sono solamente 3. Quindi, beh, fate un po' qualche calcolo, non so
in quanti potrei accontentare. Preferivo magari giocare a un gioco come, per dire, All Multiplayer oppure GTA 5, dove ci sono 15-16 posti a disposizione piuttosto che 3, insomma sarebbe una cosa un po' sprecata, quindi non so se farlo o meno. Comunque potrei fare ad esempio una cosa estrazione: chi viene estratto, diciamo, può giocare con me o comunque con Coscino, insomma ci organizziamo, insomma si potrebbe fare. Però beh, mi dispiace non accontentare tutti gli altri che me lo chiedono. Willy ci chiede: fuck, farai un remix su Bella ragazzi qui sal 24R? Beh, non lo so sinceramente, questa cosa del qui, cioè, si è dilagata veramente un po' troppo forse. Comunque da una parte sono contento perché è una cosa che mi contraddistingue in un certo senso, ovviamente, vabbè, non nulla di che, però insomma una cosa anche simpatica, vedo comunque qualcuno si diverte a sentire io che dico qui di continuo. Però magari ritorno indietro col video per risentire la mia intro, non lo so, può essere. Un remix sinceramente non lo so, perché non è che ho abilità speciali per fare il DJ, quindi beh, non so, non ho neanche programmi per fare remix. Li conosco, i programmi per fare remix, cioè FL Studio, insomma altre cose così, però non ci ho mai provato a fare roba, ecco, quindi non so. Però se qualcuno di voi lo vuole fare, ben volentieri io sarò lieto di sentire questo remix, insomma. Ciao Willy, e quindi passiamo alla prossima domanda. Fuck, Sal, continuerai la tua custom su Black Ops 3 o su World at War? Bravo, bella domanda, perché io attualmente sto facendo una custom. Sì, attualmente sembrerebbe che io sto facendo una custom, in realtà è una cosa che ho iniziato veramente tanto tempo fa, forse più di un anno fa, non sicuramente più di un anno fa, quasi 2 anni fa. E beh, diciamo che non ho avuto tanto tempo per completarla, è stato un po' un progetto così che sta andando un po' per le lunghe, anche un po' troppo. E perché comunque il tempo da dedicarci è veramente tanto, capire anche i mod tool come funzionano non è una cosa facile, insomma. E beh sì, con l'uscita del mod tool per Black Ops 3, almeno si spera il prima possibile, potrei continuare la mia custom su Black Ops 3, sì, perché sarebbe veramente interessante. Poi bisogna vedere comunque come saranno i mod tool, se saranno magari più difficili da utilizzare, perché comunque Black Ops 3 ha molte più features, se così si può dire in modo inglese, rispetto a World at War, quindi veramente tanti oggetti, cose in più, accessori, insomma, quindi ha molte più cose rispetto a World at War, e non so se sarà possibile continuarla. Comunque sì, se c'è la possibilità penso proprio di continuarla su Black Ops 3. E quindi passiamo alla prossima domanda. Simone ci chiede: fuck, come hai iniziato a giocare a zombie? Come hai conosciuto questa modalità? Ho iniziato a giocare a zombie con Black Ops 1. Sì, praticamente ho conosciuto questa modalità finendo la campagna di Black Ops 1, perché alla fine della campagna di Black Ops 1 c'era la missione segreta, ovvero la mappa 5, praticamente la mappa zombie 5 si sbloccava tramite il completamento della campagna, un po' come è successo su Black Ops 3: completando la campagna si sblocca la modalità quella campagna zombie, in pratica, cioè la stessa cosa, soltanto che su Black Ops 1 sbloccavi la mappa 5. D'altronde, come un po' tutti all'inizio, non conoscevo la mappa, non sapevo cos'era il Juggernaut, non conoscevo la modalità zombie, e quindi andavo un po' in giro così, facevo tipo 3-4 round, poi mi arrivavano due manate dagli zombie e finiva la partita e poi ricominciava, insomma. Poi tra l'altro mi ricordo che giocavo molto con giocatori random, cioè andavo nel trova partita, cercavo una partita, e mi ricordo che c'era della gente veramente veramente brava, molto più che di me probabilmente aveva già giocato a World at War, che girava proprio nel mezzo a 5 e faceva tipo round 20. Per me è una cosa assurda, cioè round 20, cioè cosa mai raggiunta fino a quel momento. E quindi beh dai, mi sono piano piano appassionato, poi sono andato a vedere su YouTube dei video degli americani, come un po' tutti hanno fatto, e beh alla fine sono qui, insomma, che adesso sono un po' più esperto sinceramente rispetto magari a quando l'ho conosciuta, ecco. Ciao Simone, e quindi per questo FAQ time, o anzi PASAQ time, è tutto. E quindi scrivetemi voi nei commenti come avreste risposto a queste domande, mettete ovviamente un bel mi piace a questo video se vi è piaciuto, e quindi iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video FAQ time, insomma video sulla modalità zombie per lo più, insomma questo tratta il mio canale, l'avete visto comunque dagli altri video. E quindi noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo video, bella!